al nostro incontro di introduzione, approfondimento a questa nuova produzione shakespeariana del Teatro Stabile di Torino, incontro per il quale esprimo un sentito ringraziamento che il teatro accompagna tradizionalmente l'offerta degli spettacoli con delle occasioni appunto di discussione che sono veramente tali e che servono ad affrontare insieme alcune tematiche, alcuni aspetti dei lavori. Quello che è andato ieri sera in scena con un vero successo è stato il debutto di un adattamento di un grande classico shakespeariano, il Riccardo III, in una versione che riporta il testo che già tratta tematiche a ben vedere universali, quelle relative alla brama del potere che porta all'autodistruzione e alla distruzione di sé e degli altri. Ecco, dicevo, un adattamento che a ben vedere è una riscrittura, tanto si distanzia, al tempo stesso consente un avvicinamento agli elementi fondamentali di quest'opera shakespeariana. Con noi è presente la regista Krista, una persona che ci aiuta a tradurre, tutta la compagnia, nella cui compagine figurano grandi nomi del teatro italiano, e anche, ecco ad esempio, appunto dicevo, buonasera. Scusate, ritardo, un minuto. No, è un piacere averla con noi. E anche coloro che si sono occupati degli aspetti tecnici. In questo adattamento, che dicevo, questa riscrittura, tutta la vicenda, la spirale del potere, si svolge curiosamente in uno châtelet invernale, un'ambientazione invernale che, se vogliamo, richiama subito il primo verso pronunciato da Riccardo: "And the winter is our discontent", verso che fu usato da Steinberg per il suo ultimo romanzo, in un'America del 1961 che ai suoi occhi appariva molto deprimente, soprattutto per la condizione della middle class. Ebbene, anche in questo caso abbiamo un'ambientazione da un lato, dicevo, invernale, montanare, dall'altro lato anche, insomma, riferimenti a figure che possono sembrare personalità appunto d'oltreoceano, ma più in generale quello che colpisce è un certo contesto di alienazione in uno spazio ristretto nel quale si amplifica una dimensione di pura follia. Follia seduttiva e distruttiva al tempo stesso, che solo un grande attore può essere in grado di sostenere, come da tradizione, nel personaggio principe shakespeariano, quello di Riccardo, il quale stabilisce con noi spettatori immediatamente un rapporto di esibita finzione e di performance, separandosi dal resto degli attori e rivolgendosi direttamente al pubblico, in alcuni soliloqui a parte, rivolti agli spettatori, nei quali il personaggio esplicita il carattere di finzione di tutto ciò che egli sta tramando e complottando, quasi suo malgrado, e sempre negando comunque il proprio desiderio così viscerale di salita al potere e di assassinio al tempo stesso. Una cortina, non di ferro, ma insomma semi-trasparente, separa questi mondi, tanto quello della rappresentazione e quello della platea. Questa cortina si alza e si abbassa, e poi anche il mondo degli attori e di Riccardo, che interagisce spostandosi come un deus fra il mondo dei vivi e dei morti, morti che si vanno accatastando in una catasta sempre più alta. Non voglio descrivere ulteriormente lo spettacolo, lasciandolo a voi che lo vedrete,
tuttavia ha evidenziato il ruolo cospicuo della tecnologia nell'uso del video, qui reinventato, consentendo uno sguardo più ravvicinato a certi momenti intimi, nascosti, che sono i più finti, come la ripresa di un'intervista giornalistica, quindi diciamo più, ancora più rappresentativi, e poi una spaventosa e veramente toccante situazione nel chiuso di una macchina, quindi una ripresa cinematografica in questo caso, che coinvolge i due poveri più innocenti di tutti, i bambini, il piccolo Riccardo e il piccolo Edoardo, che non solo sono orfani, ma vengono pure ingannati prima di quella che si prospetta essere la loro fine. Allora, di fronte a uno spettacolo che ci interroga così schiettamente, direttamente, sulle cose di cui è capace l'umanità nelle sue incessanti dinamiche di conflitto e di spargimento di sangue, le cose come stanno. Riccardo III non è il primo, anzi è l'ultimo, dietro aveva Enrico IV, V, VI, Riccardo II. Ebbene, non si può che restare colpiti in uno spettacolo che poi è abilmente diretto e interpretato, nel quale si è accompagnati scena per scena in un'incalzante narrazione particolarmente efficace. Ora, avendo l'intera compagnia al completo, io vorrei avviare questa discussione, lasciando lo spazio anche alle domande finali da parte del pubblico, se ne saranno, rivolgendo alla regista un quesito fondamentale. Cosa ha voluto raccontare nell'allestimento di questo spettacolo? Io una potkina, mindenkinek. Buongiorno a tutti. Nagyon kedves tőlük, hogy eljöttek, érdeklődni. È molto gentile da parte vostra essere venuti. Általában, vagy sok esetben dolgozunk. My voice is very powerful. Sok esetben dolgozunk klasszikus szövegekkel Szabó Székely Erminnal. Spesso lavoriamo su testi classici con il drammaturgo Armin Szabó Székely. Olyan szövegeket keresünk, amik olyan témákat érintenek, amik ma is érvényesek, vagy örök érvényűek. Cerchiamo testi che trattano temi che sono validi anche oggi, o parlano di temi validi in ogni tempo. Ezek olyan történetek, amiket újra és újra elmesélünk, mert raccontiamo e riraccontiamo queste storie perché sono storie che incontriamo spesso. So much power. A Richardot azért gondoltuk aktuálisnak. Pensavamo che Riccardo III fosse un testo attuale. Mert olyan dolgokról beszél rendkívül szélsőségesen. Perché parla di temi in una maniera estrema. Amik újra és újra a társadalomban ismétlődnek. Temi che si ripetono sempre nella società. Bene. In questa operazione lei ha potuto lavorare, o tu, se siamo, ci diamo di tu, hai potuto lavorare con un gruppo di attori italiani. Colpisce la capacità del teatro di far lavorare persone che provengono da aree linguistiche, geografiche e culturali diverse, alcuni dei quali sono per noi nomi molto noti e alcuni sono attori più freschi del teatro italiano, da cui pure vogliamo sentire la testimonianza. Ma per partire da questo protagonista, io vorrei introdurre Paolo Pierobon, che noi
in un personaggio tirannico avevamo potuto apprezzare anche Robespierre nella morte di Danton, indimenticabile, e che oggi vediamo in questo Riccardo particolarmente crudo e grottesco e senz'altro è molto efficace nella sua rappresentazione. Allora, ci può raccontare il suo lavoro e anche con questa particolare regia? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, qualcuno di voi ha visto lo spettacolo? Bene, tutti? Ah, lo vedete? Va bene, con Krista è stato un bellissimo viaggio questo, ma anche con tutto il resto della compagnia che, come dire, se non fosse stato così sarebbe stato anche completamente inutile questo Riccardo, completamente infecondo, sterile, eccetera, perché ho trovato dei grandiosi compagni di lavoro. E, sì, facevi il parallelismo o comunque qualcosa con Robespierre. Qui Krista invece ha insistito molto sulla iniziale empatia / simpatia o piacevolezza o captatio benevolentiae o finta piacevolezza o quello che vuoi di questo personaggio all'inizio, che viene in proscenio con un fare affabile e spiega però delle nefandezze, perché dichiara il suo programma di guerra, dichiara il suo programma di vendetta, dichiara il suo programma di rancore, ma con un tono brillante, leggero, ironico, perché se fosse stato fin dall'inizio così sarebbe stato una persona immediatamente respingente e 3 ore di spettacolo poi diventavano difficili da sostenere, ma anche per me nel farlo. E per cui la cosa interessante, che corrisponde anche alla scrittura di Shakespeare, che è sempre crossover, che è sempre un intreccio di generi, che è sempre ibrida, è il percorso di passare appunto da una percezione che ha il pubblico di te nella durata dello spettacolo, attuare questo cambiamento, questo percorso, questo viaggio diventa esaltante per un attore, perché non è la coerenza del personaggio ma è l'incoerenza che diventa una cosa più umana, che tante volte uno si attacca alla coerenza del personaggio, che tante volte, soprattutto nei testi shakespeariani, scopri che è una stampella inutile. La coerenza del personaggio può essere molto utile nel teatro naturalistico, eccetera, ma Shakespeare non è naturalismo, è fuochi d'artificio, invenzioni, cose incongrue che succedono, è più su un piano onirico che su un piano realistico, però restituisce comunque una forza, una sincerità anticonvenzionale rispetto a quello che tante volte è la rappresentazione logico, naturalistica, realistica dei personaggi. Ecco, allora, per mettere a fuoco i personaggi non si può non parlare dell'adattamento drammaturgico, e io allora vorrei affrontare anche questa questione per capire appunto in che modo si è riusciti e si è deciso di spostare la narrazione verso un accorciamento per una maggior capacità narrativa anche adatta a una funzione teatrale fluida, e quindi vorremmo sapere qualcosa sul lavoro così cospicuo di adattamento del testo. Quello che anche Leonardo ha detto nella sua introduzione, che Riccardo III è praticamente la quarta parte di una trilogia, quindi la storia non si inizia all'inizio. Ci sono tanti personaggi coinvolti. Szerepekkel, amik az elég fontosak, és
Una parte importante dell'adattamento era proprio questa riduzione del numero dei personaggi in modo che ci rimangano quei personaggi che sono presenti dall'inizio alla fine e con cui la storia può essere raccontata bene in una maniera interessante con tanti punti di svolta. Abbiamo cercato di creare questi personaggi in modo che siano riconoscibili per gli spettatori di oggi, cioè figure che vediamo anche nel mondo quotidiano contemporaneo. E questi sono atteggiamenti e strategie che loro seguono, quindi con la storia volevamo raccontare non solo di Riccardo ma anche del suo ambiente, cioè come tutte queste persone che stanno attorno a Riccardo reagiscono a quello che lui fa. Volevamo cercare trovare questi punti di aggancio ad oggi, anche per esempio attraverso il ruolo delle donne, come le donne si muovono oggi in un ambiente così che è abbastanza diverso da quello che Shakespeare ci racconta nell'originale. Quello che è molto diverso è la fine, che la nostra versione finisce con l'arrivo di Elisabetta. Per quanto riguarda la lingua, abbiamo deciso per una lingua mista, cioè misto di arcaico e odierno. E il pensiero dietro questo era che i grandi passi che i politici fanno molto spesso hanno intenzioni umane quotidiane. Grazie. Allora, rispetto alle cose che sono appena state dette, l'uso del linguaggio, l'adattamento in una chiave attualizzante mostra al tempo stesso il lato ambiguo di falsificazione del linguaggio. Appunti. Quindi un'attualizzazione proprio inquietante per noi, ci fa immaginare una società nella quale la parola e il discorso non hanno più sostanzialmente completamente un veicolo intrinseco anche solo di una possibilità di comunicazione, ma sono soltanto relegate alla mistificazione. Questa è la sensazione che accresce l'angoscia sulla scena, e rispetto alla quale mi piacerebbe approfondire la condizione femminile che è indagata in questo spettacolo. Allora, se forse ci puoi dire qualcosa su questi quattro personaggi femminili. E a partire da questo mi piacerebbe poi estendere la discussione anche appunto Darei volentieri la possibilità di parlare alle attrici in questa occasione. De röviden csak annyit, hogy az Árnyi is mondta, fontos volt számukra az, hogy a női alakokat kiemeljük, megemeljük, feltüntessük. Come ha detto Armin, per noi è stato molto importante rendere più dense e ricche le figure femminili.
illetve gyakran kihagyják a produkcióból Cecilia-t, Richard édesanyját. La figura di Cecilia, madre di Riccardo, è molto spesso omessa dalle produzioni. Ami szerintem egy nagy hiba. Che secondo me è un grave errore. Mert valami pluszt, valamit Richard múltjából megkaphatunk általa, valami esetleges nem elfogadó rideg gyerekkorból. Perché attraverso lui possiamo capire qualcosa di importante del passato di Riccardo, di un'infanzia dove c'era questa madre poco affettuosa che era incapace di accettarlo così com'è. Kiszolgáltatott, természetesen kiszolgáltatott nőkről van szó, a férfiak által játszott hatalmi játszmák árnyékában. Le donne hanno una posizione inferiore, sono molto esposte in queste lotte per la politica che si svolge tra gli uomini. De mégis fontos az ő küzdelmük és az életben maradni akarásuk. Ma comunque la loro lotta e il loro desiderio di rimanere vive è molto importante in questa lotta. Nincsenek meg az eszközeik, a saját eszközeik az erő gyakorlására. Non hanno mezzi propri per praticare la loro forza, il loro potere. Úgyhogy talán az előadás valami olyasmit is akar megmutatni, hogy a hatalomra kerülésen kívül, mondjuk Elizabetta esetében, talán a következő lépés a nők számára az lenne, ha saját módszereket építenének ki a hatalom gyakorlására. E quindi un po' lo spettacolo vuole parlare anche di questo, che oltre a questo desiderio di arrivare al potere, le donne dovrebbero costruire i propri metodi per poter arrivare e tenere il potere. Engem nagyon érdekel, hogy maguk a színészek. Ma mi interessa tanto cosa dicono gli attori a proposito di questa domanda. Legmesszebb lépő. Lisa? Buongiorno. Anna, sì. Lady Anna. In relazione appunto a questo, effettivamente è anche il primo personaggio femminile con cui ci confrontiamo nello spettacolo. Accetta e subisce la seduzione al punto tale da giustificare l'assassinio del proprio marito, del proprio suocero, e la fragilità di questa condizione è chiaramente esposta nell'interpretazione. Allora ci può dire qualcosa su questo aspetto? Sì, allora parto col dire che sicuramente vi sentirete parlare di questa Lady Anna, cioè del processo che abbiamo costruito insieme, che è uscito fuori in questo spettacolo. Questa Lady Anna è una figura estremamente triste, per quanto mi riguarda, nel senso non ha molte gioie, è una giovane donna che rimane, cioè subisce una perdita devastante, cioè Riccardo le ammazza, Riccardo e i suoi fratelli, perché nessuno si salva in questo mondo di terrore, le ammazzano sia il padre che il marito. E diciamo che in un mondo patriarcale in cui la donna da sola non combina molto, nel momento in cui ti ammazzano sia il padre, quindi proprio il patriarca, che il compagno, che appunto nel mondo patriarcale è una sorta di surrogato, quindi di stampella, di soprattutto autorizzazione a vivere in qualche modo, anche se sempre come vogliono loro, però ovviamente la fa ritrovare da subito in apertura dello spettacolo è in una posizione di estrema vulnerabilità, sia emotiva che proprio di condizione di vita. E vorrei dire una cosa, perché mi ha colpito molto parlandone anche con Krista e anche con le altre donne, trovavamo a riflettere sul fatto che questi non sono personaggi, un po' per via ovviamente di come è scritta la storia, del contesto storico, culturale, eccetera, ma
Per Lady Anna non esiste una possibilità che sia di uscita da questo mondo, non esiste per lei lo scappare, l'essere rimasta da sola e quindi dire vabbè basta, faccio un viaggio, scappo da questo mondo di terrore, non ha quella coscienza di sé, quell'autonomia di costruzione di sé. E quindi la sua unica via di fuga e ovviamente non del tutto razionale, come diceva prima Paolo, Shakespeare non ti spiega perché capitano certe cose, capitano, e quindi esiste una scena dove Riccardo è in grado di sedurre una donna che, a cui ha ucciso il marito e il padre, quindi questa cosa accade, è devastante. Però ci parla anche tanto di quanto, almeno a me personalmente, ecco, di quanto siamo subito pronti a magari giudicare determinate situazioni senza tenere conto del contesto in cui queste cose avvengono. Cioè, che cosa vuol dire essere così vulnerabili da dover, come dire, mettere la propria dignità, i propri valori, i propri amori, la propria intimità in un cassetto per sopravvivere? Che cosa vuol dire sapere e sfruttare il proprio aspetto, la propria figura, il proprio essere giovane, il proprio essere bella, per sopravvivere in un mondo che altrimenti non ha nessun altro posto per te? Che cosa vuol dire l'auto lesionismo, adesso non so neanche quanto, perché ho visto poche mani alzate prima quando hanno chiesto quanti di voi hanno visto lo spettacolo, quindi non voglio dire troppo anche, però appunto cosa vuol dire non essere in grado, cioè essendo private della parola, autorivolgere la violenza verso se stesse, quindi c'è questo anche aspetto che Lady Anna mi fa, e poi penso di dover chiudere perché se no sto parlando solo io. Che non avendo spazio pubblico, non potendo parlare, una donna che viene resa al silenzio molto spesso si autorende silenziosa prima ancora che gli altri le chiedano qualcosa, cioè se nessuno ti chiede è raro che tu possa effettivamente dire la tua, quindi al contrario mio che sto parlando in mezzo. Ultima cosa, appunto non a caso Anna, appena decide nella sua follia di parlare, sparano in testa, quindi insomma questo ci parla abbastanza dello spazio della parola, ecco, di determinate donne nella nostra società. Ciao, grazie. Ma è un piacere vedere che lo spettacolo suscita questo genere di discussione, per tutto quello che è stato detto prima, forse anche per questioni oltre che testuali, proprio di allestimento, di messa in scena, di regia, in merito alle quali vorrei chiedere un'opinione a Manuela Kusterman, che in quanto esperienza nel teatro italiano, nel suo ruolo di attrice e direttrice di teatro, Teatro Vascello di Roma, nonché con una storia illustre di tradizione shakespeariana alle spalle, sin dal debutto con Carmelo Bene, sì, in avanti. Sì. Riccardo III mi pare il primo? Io con Carmelo feci i due Amleti, uno di Shakespeare, uno di La Forgue, e poi invece con Nanni ho fatto Amleto io, cioè interpretando l'Amleto, poi Cibelino e poi As You Like It, Riccardo III mai. Ah, ecco questo. E in questo caso con un personaggio che effettivamente io sovente poco valorizzato. Allora, rispetto a questo allestimento e al lavoro, qualunque cosa ci possa dire, siamo ben contenti di sentire. Beh, allora, sì, sicuramente questa madre di Riccardo, appunto Cecilia, qui è un personaggio
molto molto particolare, ma è stato particolare l'approccio appunto con Krista. Io ho accettato questa cosa proprio per così una curiosità di mettermi in gioco, per conoscere appunto una regista che insomma viene descritta come un astro non nascente, ma già molto appunto luminoso nel panorama internazionale dei nuovi registi, quindi perché altrimenti insomma io appunto dirigo il Teatro Vascello, quindi avevo insomma parecchie responsabilità, però e devo dire che è stata un'esperienza veramente molto molto interessante. E ribadisco anche quello che ha detto prima Paolo, cioè aver trovato una compagnia eccezionale, veramente, perché sono tutti bravissimi e ci troviamo tutti veramente molto bene, e questo non è mai scontato. E il ruolo di Cecilia, devo dire che appunto all'inizio io ero un po' preoccupata, perché pensavo, ben sapendo che chiaramente l'allestimento sarebbe stato moderno, chiaramente contemporaneo, però insomma mi aspettavo anche un approccio diciamo contemporaneo, però anche classico. Bene, questo non è, perché soprattutto almeno per la parte che mi riguarda, questa madre è assolutamente anaffettiva, ma verso tutti, è molto evidentemente di potere, però attraverso le sue parole si scopre che appunto Riccardo probabilmente non ha tutta questa grande colpa. Riccardo è nato prematuro, è nato, lei dice a un certo momento, con le gambe in avanti, quindi un parto molto difficile, e già con tutti i denti, quindi evidentemente insomma questa nascita è stata un po' di un mostro. Quindi volendo un pochino anche rapportarsi a così un po' a una psicanalisi eccetera, è stato un bambino molto molto difficile. E comunque la scena, diciamo la scena del secondo atto, in cui poi la madre lo maledice, determina la sua discesa all'inferno, che da lì in poi è veramente una discesa all'inferno fino alla morte di Riccardo. E quindi è un personaggio diciamo duro, però è un personaggio che viene presentato chi l'ha visto, no? Il primo ingresso con questa tuta rossa da sci, insomma, e poi soprattutto mi è stato chiesto appunto di non indulgere nella commozione anche verso questo primo figlio che viene mostrato, Clarence, morto. Quindi da una parte è stato un po' difficile, perché è chiaro che le parti soprattutto drammatiche sono tra virgolette anche facili, nel senso che davanti a un corpo morto di un figlio, no, uno gli verrebbe da piangere, no? E invece mi è stato chiesto, no, una durezza di sentimenti, però questo è stato veramente molto molto interessante, e spero di esserci riuscita in qualche modo. Non so. Senz'altro. Tutto questo aiuta moltissimo anche per chi ha già visto lo spettacolo, per chi lo vedrà, oppure chi vedrà lo spettacolo e poi tornerà, oppure chi di nuovo più avanti vedrà la registrazione. Quindi sono tutte testimonianze. Sì, no, ma poi la cosa particolare appunto, per chi ha visto lo spettacolo, cioè nella prima scena io faccio delle cose insomma abbastanza assurde, no? Perché salto in braccio a... dove sta? Dove sta Nick? Ah, ecco, salto, cioè voglio dire, che non... Bellissima quella scena. È bellissima proprio perché lei mi ha chiesto di fare delle cose, no, assolutamente inaspettate, e da questo poi è nato il personaggio, nel senso che chiaramente Krista non è
che ha dato delle indicazioni di ritmo, sì, chiaramente, ma di intonazioni, eccetera. Però attraverso quello, cioè la sua spiegazione di quello che voleva, appunto, cioè salta in braccio, oppure anche nella seconda scena, no, il tai chi, lei che fa insomma, la ginnastica, insomma, una specie di pazza, cioè ha portato a realizzare il personaggio. Quindi è stato veramente molto molto interessante e la ringrazio perché insomma è stato un bellissimo sì, viaggio, un bellissimo incontro. Andiamo avanti. Le donne, no? Sì, certo, poi abbiamo anche Margherita. Allora, nello spettacolo si alternano momenti di lucida follia e momenti di ebbrezza, sempre di follia, quindi festini, diciamo, costoro, che vivono in questo, appunto, ripeto, châtelet invernale, rinchiusi all'interno, tanto al punto da domandarci è veramente tutto un incubo, un sogno? È anche possibile? Oppure chi prende decisioni vive così separatamente? Bene, costoro alternano omicidi a festini. E le donne hanno un ruolo molto importante, ciascuna con un suo tratto. Ad esempio, io rispetto a Margherita avrei pensato appunto chiaramente alla... Dov'è? Sono qua, non mi avevi riconosciuta. Allora, preferisco Marta Pizzigallo. Sì. Ecco, al tratto, sì, della nevrosi, cioè di una reazione... O sbaglio, cosa ci puoi dire riguardo alla tua caratterizzazione di questo consesso, strano consesso umano che nello scontro, nell'incontro, giustifica la presenza di quest'uomo? Ma allora, rispetto a me posso dire che... Allora, mi leggo un po' quello che diceva Lisa, perché ovviamente c'è questo discorso della vulnerabilità, no? E la vulnerabilità che ha Anna è probabilmente la stessa che appartiene a Margherita nel momento in cui questa storia comincia ad essere raccontata, ma hanno declinato in maniera differente questo dolore in qualche maniera. E se Anna la troviamo svuotata, nel senso di vittima e triste, molto probabilmente Margherita questa cosa l'ha elaborata in quello che poi hai definito follia. Io non so in realtà se... Non penso molto al fatto che lei sia folle, molto probabilmente appare folle, credo che abbia elaborato questo dolore in una sorta di rabbia, perché finisce per fare le famose maledizioni nei confronti di Riccardo e di tutti quelli che dal suo punto di vista l'hanno espropriata di ciò che le apparteneva in qualche maniera. Quindi sicuramente io mi stufo molto di più di Lisa in questo spettacolo, non avrò bisogno di parlare così tanto quanto lei, perché posso aver finito anche. Solo una cosa che vorrei aggiungere. Ehhez az alakhoz, hogy nagyon jelentős alak, mert tulajdonképpen az egész darab, ha akarom, úgy is olvashatom, hogy egy átok történet, mert a darab elején valaki mindenkit megátkoz, és aztán minden valóra válik. È una figura chiave, Margherita, in questa storia, perché possiamo leggere il testo come se fosse una storia di una serie di maledizioni. Cioè all'inizio del testo si dicono queste maledizioni, che poi alla fine ognuna di queste maledizioni diventa vera. Fontos rétege valahogy ez a misztikum ennek a történetnek, mint ahogy az életünknek is az. E c'è questo aspetto mistico della storia, che è un ruolo importante nella storia di Riccardo III, come è un ruolo importante anche nella nostra vita. Szeretjük ezeket a dolgokat kizárni, vagy nem figyelembe venni, mert hogy nem teljesen értjük őket. Ci piace non prendere in considerazione queste cose perché non le capiamo. Amikor megérzünk valami misztikus igazságot magunk körül, akkor kiráz a hideg, és nem akarunk vele foglalkozni. Quando invece sentiamo una verità mistica nella nostra vita o attorno a noi, è una cosa che ci fa venire i brividi e non vogliamo occuparci di questa cosa. De ennek a darabnak van egy rétege, ami igenis misztikus, ami igenis a lélekről szól.
Questa storia ha invece un aspetto mistico, uno strato che parla proprio dell'anima és a lelkiismeretről, e della coscienza, ami az egyik leggyakoribb vendég az életünkben, che è uno degli ospiti più frequenti nella nostra vita, a legboldogabb és legsötétebb pillanatokban is, sia nei momenti più felici che in quelli più bui. Ennyi. Infine, forse è stato già detto, quindi non penso di rovinare, un momento sicuramente aperto è il finale. Senza rivelarlo, vorrei chiedere a Elizabeth un po' anche di, appunto, proseguire nella narrazione dello spettacolo. Elizabeth che alla fine diventa quasi Cassandra, cioè un po' profetessa, però purtroppo di sventure. Ci puoi raccontare qualcosa anche dal tuo punto di vista? Allora, la cosa più interessante che io trovo appartenga a questo allestimento di Krista è lo spazio dedicato al fake. Che cos'è fake nella nostra vita interiore, ma soprattutto sociale e politica? Trovo che sia uno specchio molto interessante anche della nostra attuale situazione politica mondiale, e mi sembra che con grande intelligenza e con la giusta misura per ciascuno dei nostri personaggi ci sia una sezione in cui non siamo, chi guarda non è sicuro che ciò che il personaggio sta dicendo è quello che realmente pensa, o se sia qualcosa che è pubblicamente, come dire, che sta facendo per convincere o manipolare qualcun altro rispetto a dove lui desidera andare, no? E questo trovo che sia sfidante sia da un punto di vista, diciamo, performativo, nel senso che invece che cercare di giustificare continuamente il proprio personaggio, giocare a buttarsi anche col rischio di risultare antipatico o politicamente scorretto o moralmente, non so, deviante. Questo è molto, come posso dire, sexy da giocare, perché puoi osare laddove invece nella civiltà non andresti, e un po' tutti noi abbiamo delle occasioni di gioco in questo senso, fare finta di essere qualcosa, intendo proprio all'interno di questo allestimento, senza essere certi che lo si pensa realmente. Nello specifico su Elisabetta, sul finale, che trovo sorprendente per come è stato pensato dal drammaturgo e da Krista, trovo che in lei in particolare ci sia questa sfida, cioè è una donna che può arrivare al potere e ciò nonostante sceglierà i metodi e le parole che forse, senza spoilerare, ma nel senso che forse non ci si aspetterebbe da una donna. Questo trovo che sia un tema di discussione interessante per i nostri tempi, per quello a cui stiamo assistendo, per le scelte che vorremmo fare in futuro. Trovo che sia qualcosa che ci pone una grande domanda: come vogliamo affrontare i grandi problemi del mondo, con quali parole, fino a che punto vogliamo essere eticamente corretti o economicamente corretti. Insomma, trovo che sia tutto effettivamente come posso dire, che meriti una grande riflessione e sia molto interessante da recitare, da giocare. Nell'ambito della scatola scenica, diciamo, che è stata predisposta per questo spettacolo, dicevo all'inizio, un ruolo importante giocato dal video, rispetto al quale io ho molto apprezzato la presenza drammaturgica proprio significativa e al tempo stesso la non invadenza dell'immagine
video in questo caso, attraverso filtri di discrezione e di discrezionalità, quindi aggiungendo livelli di narrazione che non ingombrano lo spazio scenico, che lasciano la preminenza al gioco teatrale degli attori, ma che effettivamente aggiungono un livello attraverso cui guardare alle cose, ed è un livello attraverso cui purtroppo la mistificazione, come emerge anche da questa discussione, è parte accettata, è un filtro appunto costantemente presente fra noi e i fatti e la realtà. Ecco, allora, Vince Varga ha curato l'aspetto video. Ah, ecco, se vuole anche lei aggiungersi, è tutta la compagnia. E credo che ci può forse raccontare qualcosa sul il modo di lavorare fra lei e la regista nel video e di introdurre questo elemento all'interno dello spettacolo. Quindi non è che fu una buona mia concezione o non mi ricordo quando è qui, ma mi fu come mi chiedesse altra meg is találja a helyét a darabban. Aztán sokszor valamit mellett találunk is, vagy legalább van izgi, vagy még izgi. Ennél a darabnál kerestük a helyét a médiának, mert hogy ha átemeljük a mai korba ezt a történetet, akkor a média nem kihagyható ebből a politikai működésből. Allora, all'inizio del lavoro, quando lavoriamo con Krista, c'è sempre una concezione registica a cui cerchiamo di rimanere fedeli, ma spesso poi ci sono deviazioni e troviamo anche qualcosa di extra, oltre al punto di partenza. In questo spettacolo, in questa produzione, quando abbiamo pensato come deve essere il mondo di questo Riccardo III, abbiamo pensato che i mass media dovessero avere un ruolo fondamentale, cioè non è un fattore che può essere omesso da questo mondo. Emellett aztán fontos szerepet kapott a videó az összszínpadképben is, illetve hogy ezt a média vonalat meg tudjuk mutatni annak az elvesztése nélkül, hogy a díszlet önmagában egy no space, nem egy konfrontális tér, valahogy néha annak tűnik, valamikor pedig Il ruolo del video poi è cresciuto nell'allestimento dello spettacolo e ha avuto un ruolo molto importante insieme a questo spazio che è una specie di non space, quindi uno spazio non concreto. A harmadik funkciója pedig az, hogy olyan tereket és történéseket tudjunk elmesélni, ami nem ebben a térben történik. La terza funzione, il terzo ruolo del video era di poter raccontare avvenimenti che non succedono in questo spazio. Certo. E dunque, manca un personaggio fondassero tutti, bisognerebbe parlare di tutti gli altri personaggi, però apre in qualche modo la nazione Buckingham a fornire una cifra di lettura forse per tutto lo spettacolo, cioè un compiacimento rispetto a fatti distruttivi. È Jacopo Venturiero, volevo sapere appunto qualcosa rispetto a questo personaggio nell'ambito dello spettacolo. Sì, allora, buongiorno, buonasera a tutti. Buckingham è un personaggio incredibile perché, ricollegandomi a quello che dice, che ha detto Elisabetta e a quello che ha detto Vince, il suo ruolo è fondamentale per il come, cioè il cosa per me, il tema dello spettacolo secondo me è il potere, o meglio quello che uno è disposto a fare per arrivare al potere, e il come è come raggiungere questo potere. E qui la doppia funzione della verità che viene celata e della verità che viene raccontata. E oggi è così, insomma, cioè il ruolo dei media e il ruolo della televisione ancora, la televisione forse una roba un po' vecchia, ma ancora esercita un ruolo importante, dei social media, insomma, hanno vinto le elezioni manipolando il pensiero delle persone, omettendo, cambiando, o raccontando parte della verità o di quello che insomma, si rileva un trend topic, la gente vuole sentire parlare di questo e si parla di questo, quindi omettendo cose o virando l'attenzione da tutt'altra parte. La macchina del farmaco di cui abbiamo sempre sentito
parlare. E Buckingham è colui il quale si occupa della fabbrica del fango. Tutte parole che abbiamo sempre sentito, che vediamo, ma vederle realizzate in questo spettacolo ci dà proprio la dimensione, secondo me, di come fare oggi Riccardo III in questa chiave sia veramente parlare alle persone. Oggi cioè, c'è un talk show dove viene incoronato il re durante un talk show. Per screditare Edoardo a beneficio di Riccardo invento notizie sulla sua sterilità, cose assurde ma non lontane da quello che accade oggi. Ripeto, hanno vinto delle elezioni non solo in Italia ma in tutto il mondo. Però c'è, e concludo, per Buckingham come per altri c'è un punto dove, oltre il quale non si può andare, insomma. Dunque, Edoardo... Speranza, quindi. Sì, forse. Edoardo, l'attore Francesco Morosini, interpreta anche il presidente della Corte Suprema. Ecco, volevo... Allora, è quanto mai interessante perché è bellissimo il personaggio. Sarebbe interessante sentire qualcosa su questa duplice veste inedita. Sono due personaggi che sono nati e cresciuti sotto la supervisione di Krista, che ha uno sguardo sempre molto profondo, ma molto maieutico, nel senso che permette all'attore, all'interprete, di far maturare con estrema attenzione e senza invadere la sfera, se non è necessario. E quindi sono cresciuti in maniera quasi naturale. Naturalmente sono due personaggi estremamente... Il secondo personaggio, il presidente della Corte Suprema o del Senato, ovviamente non può essere stato scritto da Shakespeare in questo modo, perché non esiste il presidente del Senato nel Caro Terzo Shakespeareano. Ma Armin ha architettato un personaggio, parto dall'ultimo che faccio, che poi abbiamo caratterizzato in una maniera veramente shakespeariana, perché diventa quasi comico, quasi divertente, come sono certi politici improbabili, un po' in tutto il mondo, che assurgono al potere, sono capaci di, un po' untuosi, un po' lo abbiamo caratterizzato con una pancia finta che è arrivata negli ultimi giorni e che mi permette anche dei piccoli passaggi più caratterizzati, più comici se vogliamo. Ecco, questo è un punto di profonda identità invece con i personaggi shakespeariani, che sono colorati. Bisogna avere il coraggio di restituirli con delle tinte anche grottesche, forti, perché questo faceva Shakespeare. Ed è un personaggio che, come gran parte degli altri, riesce a fiutare dove sta andando il potere. Inizia, diciamo, questa sua ascesa in questo Consiglio di Stato, dove Riccardo verrà naturalmente nominato e tutti pregano perché diventi re, ma nel momento in cui le sorti di Riccardo e del paese stanno cambiando, sa esattamente dove deve andare a posizionarsi e sarà, anzi, uno degli avversari finali di Riccardo. Questo succede moltissimo anche nei nostri partiti politici. C'è gente che sta in piedi ed è capace di stare in equilibrio per decadi, no? E stanno 4, 5, 6, 7 mandati in Parlamento, li sappiamo bene, hanno cambiato casacca più volte. Mentre Edoardo è un personaggio tragico, direi. Nasce lo spettacolo con le sue prime parole, ed è il discorso alla nazione. C'è stato un avvicendamento di potere, i tre fratelli, Edoardo, Clarence e Riccardo naturalmente, hanno conquistato il potere, hanno estromesso la casata. Cosa succede? Che questo personaggio è in pieno cambiamento, perché nel momento in cui deve pronunciare il primo discorso pubblico è già un personaggio svuotato, molto indebolito, perché ha uno stress da post trauma. Sono una banda di criminali questi qui, hanno preso il potere massacrando la stirpe precedente, che a loro modo non erano sicuramente gli stinchi di santo neanche gli altri, ma si sa, in Shakespeare è così. Quindi nel momento in cui arriva a prendere il potere è già una persona che non ha più nulla da dare, è completamente svuotato e viene descritto così anche nei dialoghi tra gli altri. Cosa succede ora? Nel momento in cui si ritira interviene un fattore fondamentale che Krista ha già annunciato, che è quello della coscienza, perché in qualche modo questo personaggio, nel momento in cui è completamente azzerato, comincia a pensare che in realtà vorrebbe vedere concordia tra tutti i potenti della corte. Allora aspira, ma è talmente fragile e viene da un passato talmente criminale che ormai è tardi,
non riesce più ad acchiappare questa pace, questa concordia veramente, forse non sa neanche come si gestisce, e quindi avrà un esito tragico il personaggio, perché nella storia si toglie di mezzo da solo quando scopre che probabilmente un suo ordine ha messo a morte il fratello minore. È psicologicamente un personaggio molto profondo, con due scene abbastanza brevi se vogliamo, ma molto intense. La seconda, soprattutto quella che lo porterà alla morte, per chi l'ha visto, insomma, è una scena anche impegnativa, è corale, però poi a un certo punto richiede uno sforzo anche interessante, insomma. Sì, tra coralità, proprio veramente coralità, un Riccardo Tezzo tragico nel senso corale, dove Riccardo Tezzo è protagonista ma è inserito in un gioco di attori che è fondamentale e con il quale interagisce durante lo spettacolo. Tutti gli altri personaggi, dicevo, svolgono un ruolo fondamentale, e io voglio allora ricordare Stefano Borrieri, Clarence Arcivescovo, doppia veste, e poi Stanley, Nicola Pannelli, Nicola Lorusso, Carli, il primo sicario, e poi Rivers, Alberto Bubacar Malanchini. E lo spettacolo in realtà appunto va avanti, evolve sempre in una coralità in funzione della quale Riccardo Tezzo attua il suo processo di sottrazione e di eliminazione del potere, che finirà per coinvolgere, rigurgitarlo. Anche il nostro tempo si esaurisce purtroppo, e io vorrei dunque chiedere al pubblico se vi sono domande, data l'occasione di dialogo che abbiamo ancora per pochi minuti, e lasciando la parola a chi vuole poi rispondere nel gruppo. Speriamo allora di... Le abbiamo distrutte. Forse c'è una cosa che... Mi piacerebbe dire semplicemente, è molto interessante lavorare con artisti stranieri che parlano una lingua così differente dalla nostra, e l'interprete ovviamente fa il suo dovere di traduzione, diciamo, per quello, poi ci si aiuta un po' con l'inglese, ma c'è una cosa veramente preziosa che è la lingua internazionale dell'arte, direi, ma delle intenzioni, quindi anche uno sguardo che non coglie tutte le parole, sa invece cogliere le intenzioni che l'attore mette, e grazie a questo siamo riusciti a portare avanti il lavoro in una maniera molto armoniosa, perché, ripeto, c'è stato uno sguardo molto attento da parte di Crist e dello staff, e diciamo abbiamo messo in campo quel linguaggio che è come una musica, no? Riesce ad ascoltarla che tu sia italiano, ungherese, francese, tedesco, eccetera. Infatti, a proposito di questo, scusa, io proprio a proposito di quello che dice Francesco, volevo dire una cosa, che rispetto, avendo avuto un po' di esperienza anche con registi italiani, i registi stranieri ti sgamano molto di più, capito come? Cioè non puoi, perché c'è un linguaggio del corpo e del suono della voce. Se un giapponese è triste, un ungherese è triste, un tedesco è triste, un americano è triste, insomma è un filtro più, non dico autentico, però è fuori da un linguaggio, è una lingua così retorica come quella italiana, che puoi avere intesi, sottintesi, sottotesti, via dicendo. Se passi sotto loro non puoi parare, questo intendo. Ok? Quindi vedete anche, oltre a tutte le cose che abbiamo detto, uno spettacolo sincero. Grazie soprattutto per aver condiviso in un momento così delicato e fresco per il processo di creazione di uno spettacolo complesso che, per tutte le ragioni che abbiamo detto, non solo il multilinguismo ma proprio per la messa in scena, l'allestimento, per aver condiviso le vostre opinioni e la vostra testimonianza. E grazie al pubblico che ha seguito questo incontro, e quindi buono spettacolo. E grazie a te.